sono qui di passaggio, come tutti noi su questa terra. Sì, amen, vabbè. Aspettavamo di trovare qualcun altro, però già che ci sei, no? Sì. Ci dai l'opportunità di confrontarci su alcune tue dichiarazioni riguardo alla nazionale. Cosa hai voluto dire riguardo ai giocatori che Spalletti devi mandare via? Non ho capito questa cosa. Ma vedi, vedi Maurizio, sì, Maurizio, ho voluto mettere in chiaro le cose. Sì. Spalletti, no, Spalletti deve assolutamente fare piazza pulita. E io non avrei convocato il figlio di Manzini. Chi è il figlio di Manzini? No, scusa, ma quello che se ne va là, che fuzze, va in quel posto e tu convochi il figlio, no, insomma, no, sono cose che non si fanno. Enrico, sei ecco. Un po' fuori dal giro, Mancini è un calciatore della Roma, non è il figlio di Roberto Mancini. Comunque, ormai il sasso l'hai tirato, dai, fai i nomi, Enrico, alla tua età, fai i nomi, dai, su, dai, ma, i nomi. Vedi, chi deve mandare via, no, Spalletti? No, vedi Enrico... Io non posso fare i nomi. No, devi fare i nomi, no? No, no, vedi, tu sei bravo nel tuo mestiere. Io i nomi non li faccio. Ma allora come si fa a aiutare Spalletti se non sei più chiaro? Scusa. No, guarda, ognuno faccia il suo mestiere. Sì, io i nomi non li faccio, ma voglio fare una considerazione. Ah, va bene, allora ok. Sentiamo. Avete visto tutti la partita di sabato, sì, no? Sì. Ecco, sembrava una comitiva di pellegrini che portavano la barella in chiesa. Io penso che servono più bastoni e meno carote. Ah, ecco. Ho capito! Sì, sì, sì. Ho capito, infatti. So dove vuoi andare a parare. Quindi, allora, gli incriminati sono chiesa, pellegrini, barella e bastoni. Confermi? È così? Adesso io devo andare. No, come? Vedi, no, no, vedi caro Aldo, adesso devo andare. E, anzi, se avete bisogno di un mio pensiero, sì. Chiamatemi pure. Io cerco di essere chiaro e come tutti gli allenatori. Cerchiamo di essere chiari e non vogliamo essere frattesi. Ecco, perfetto. Grazie, grazie Enrico, grazie. Buonasera, buonasera.